Oggi voglio parlarti delle difficoltà e delle opportunità che possono nascere al termine di un'operazione di trading immobiliare. Generalizzando, possiamo dire che ci sono due tipologie di investitori immobiliari: quelli che dopo la vendita, quindi dopo il rogito notarile, si dimenticano completamente di quello che è stata l'operazione immobiliare, quindi del cliente e dell'immobile, e invece una seconda categoria sono quelli che si occupano anche del cliente e dell'immobile dopo la vendita. Ti voglio fare un semplice esempio che mi è accaduto oggi. Ho appena terminato una compravendita di un immobile per il quale ho fatto un'operazione di trading e questa mattina mi ha contattato l'amministratore dicendomi che la signora al piano sotto, quindi al primo piano, noi abbiamo fatto l'operazione al secondo piano, la signora del primo piano non ha più la luce all'interno del bagno e dice che il problema è stato causato dai nostri lavori. Durante l'intervento di ristrutturazione abbiamo probabilmente tagliato il cavo che portava l'alimentazione alla plafoniera del bagno della signora del piano di sotto e quindi abbiamo creato questo disagio che prontamente andremo a risolvere nella prossima settimana, quindi tra lunedì e martedì andremo a risolvere completamente questa problematica. Se tu fai parte della prima categoria di investitori immobiliari, ossia quelli che si dimenticano dopo aver fatto il rogito di tutto quello che potrà accadere successivamente, non ho nessun suggerimento da darti. Se invece fai parte della seconda categoria, quindi gli investitori immobiliari che si occupano dei loro clienti, delle loro problematiche e anche delle possibilità che possono nascere successivamente, ho tre consigli per te. Il primo è quello di operare esclusivamente con le imprese che si rendono disponibili a riparare e a sistemare le eventuali problematiche causate da loro in tempi decisamente rapidi. Il secondo è quello di contattare le persone che hanno acquistato l'immobile attraverso la tua operazione di trading successivamente, quindi a distanza di un mese, fare una telefonata, sentire se va tutto bene, se sono tranquilli, se hanno finito il trasloco, se hanno bisogno di qualcosa. Questo ti permetterà di instaurare un rapporto molto importante con loro e molto spesso mi è capitato che le stesse persone mi hanno consigliato ad altri per svolgere operazioni per conto loro. Quindi si può aprire il mercato anche attraverso questo passaparola che è molto importante per noi investitori immobiliari. Il terzo è quello di avere una lista di artigiani i quali possono essere disponibili qualora ti contattassero le persone che hanno acquistato da te l'immobile anche in tempi successivi, magari per rifare un bagno o magari per tinteggiare nuovamente l'immobile o comunque se hanno delle problematiche che tu potrai risolvere attraverso queste figure. Anche questo ti permetterà di mantenere un ottimo rapporto con loro e di ottenere nuove operazioni di trading grazie al passaparola positivo che verrà generato grazie al tuo operato. Come sempre, spero che le informazioni che ho condiviso con te possano esserti in qualche modo utili nella tua attività di investitore immobiliare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!